Va bene. Allora, cerco di essere veloce sulle trasformazioni di Lorentz, che avete visto al nostro amico Curius sono particolarmente care perché lui usa praticamente tutte le trasformazioni di Lorentz per arrivare agli altri effetti. Noi abbiamo fatto il passaggio opposto, cioè noi siamo partiti dai ragionamenti sulle dilatazioni dei tempi, le contrazioni delle lunghezze e solo adesso arriviamo alle trasformazioni di Lorentz. Un approccio diverso, insomma, tanto per vedere che lo stesso argomento può essere presentato in modi molto diversi. Quelli che vedete adesso, spero ve li ricordiate. Abbiamo cominciato la relatività proprio con questo ripasso. Quelli di Galileo con due osservatori O e O', con le loro brave coordinate con e senza apice. In questa situazione, se vi ricordate, erano particolarmente semplici perché. Perché gli assi x' e x erano messi in modo da essere perpendicolari e inizialmente coincidenti. Così, quindi l'osservatore O è quello che ha gli assi orientati in questo modo e l'asse X è orientato nel senso della velocità relativa. Questo semplifica il calcolo. Le trasformazioni di Galileo, però, come abbiamo visto, non si accordano con i postulati della relatività e soprattutto lasciano l'elettromagnetismo in crisi perché abbiamo visto l'elettromagnetismo, le equazioni di Maxwell non sono invarianti rispetto a queste trasformazioni. Avete già sentito che le trasformazioni di Lorentz non nascono dopo la relatività, ma nascono prima, come tentativo di spiegare ad opera di Lorentz il risultato inatteso delle esperienze di Michelson e Morley. E dunque Einstein le aveva già pronte, servite sul piatto. La sua, diciamo, genialità è stata quella di saperle inserire nel contesto corretto. Ve le presento senza dimostrazioni. Se qualcuno volesse, posso mandare un testo anche non complesso che diciamo, fa ragionare sul perché le trasformazioni di Lorentz devono avere questo aspetto. È una questione di rendere invarianti le equazioni di Maxwell rispetto a trasformazioni di coordinate. Ve le presento e sono qua. Allora, guardiamole un momento fianco a fianco, perché queste saranno da imparare a memoria. Intanto, vabbè, y e z per fortuna non saranno mai alterate. La trasformazione della coordinata x, come vedete, è identica a quella di Galileo, solo con la premessa del fattore lorenziano gamma. Il nostro libro in realtà non so, cioè, anziché sostituire gamma continua a tenere 1 diviso la radice di 1 meno b quadro su c quadro che è un po' pesante, così è un pochino più compatta, gamma x' più b. Mentre invece la grande novità sia sui tempi, mentre nelle trasformazioni di Galileo i tempi erano identici per i due osservatori, nelle trasformazioni di Lorentz l'osservatore O, diciamo, si relaziona ai valori misurati dall'osservatore primo da questa combinazione. Allora c'è gamma, come sempre, c'è il tempo dell'altro osservatore e poi c'è questa combinazione che si può chiamare beta fratto C oppure, siccome beta è V su C, V fratto C quadro, che moltiplica per la coordinata X'. Allora, diciamo che per come ve le presento io, uno se le deve imparare a memoria, queste qua, ok? Cercando di costruire su quelle che già aveva in testa. Qualche osservazione però che prendo dal vostro libro la facciamo. Intanto, e questo testo ce l'avete già pubblicato, quindi potete poi fare riferimento a questo. Nelle trasformazioni di Lorentz, le coordinate di spazio e di tempo questa volta sono mischiate, cioè. Non era una novità per Galileo che la coordinata x dipendesse dalle misure di tempo, ma è una novità di Lorentz che il tempo misurato per un evento da un osservatore dipenda dalla posizione in cui quell'evento avviene per l'altro osservatore. Quindi le misure dei tempi hanno anche a che vedere con le posizioni. Questa è una novità. Altra osservazione, le trasformazioni di Lorentz si riducono a quelle di Galileo per basse velocità. Me lo spiegate? È facile. Cioè, se V è un valore basso, allora il rapporto V su C è quasi zero e quindi il fattore beta diventa differente, cioè.
Quindi beta su C, cioè V su C quadro, è del tutto trascurabile, quindi manca questo. E il fattore gamma per velocità molto basse? Il fattore gamma per velocità molto basse diventa 1. 1. Quindi queste trasformazioni di Lorentz diventano x uguale 1 per x' più vt', cioè quella di Galileo, e anche quella dei tempi, visto che questo secondo termine va a 0 e gamma va a 1, ci porta a t uguale t'. Quindi le trasformazioni di Galileo continuano a essere valide per velocità basse. Altra osservazione, questa la fa solo il nostro libro De Curiosa. Se C tendesse all'infinito, cioè se le informazioni si trasmettessero a velocità infinita, istantanee, le trasformazioni di Lorentz si ridurrebbero a quelle di Galileo. Cioè praticamente tutti gli effetti relativistici dipendono dal fatto che la velocità della luce è essere determinata, cioè essere finita e non infinita. È una cosa che avevamo già detto, cioè la relatività della simultaneità non sarebbe un problema se le informazioni si viaggiassero a velocità infinita. Ma vediamolo anche dal punto di vista matematico. Se C tendesse a infinito, questo nuovamente va a zero, e se C tendesse a infinito, gamma tenderebbe di nuovo a 1, e quindi tornerebbero le trasformazioni di Galileo. E poi, ultima cosa, ma ve l'ho già detto, le trasformazioni di Lorentz precedono la relatività, e non per niente sono appunto ricordate come trasformazioni di Lorentz e non trasformazioni di Einstein. Va bene? Allora, quello che vorrei fare oggi con voi è farvi vedere che se noi partissimo dalle trasformazioni di Lorentz, come fa Curius e tanti altri testi anche, si ricaverebbero i tre effetti che noi abbiamo visto, cioè la relatività della simultaneità, la dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze. Tutto questo però richiede ancora che facciamo due osservazioni. Allora, intanto questa, avere ben chiaro che cosa si intende per un evento. Un evento è una cosa che accade in un preciso istante, in un preciso luogo. Quindi un evento è individuato da una quaterna di coordinate x, y e z e il t. E cosa fanno le trasformazioni di Lorentz? Servono a mettere in relazione le coordinate degli eventi, quindi tu hai le coordinate di un evento, la x e la t in un sistema, e riesci a sapere quali sono le coordinate della x e della t nell'altro sistema, ok? Quindi mettono in relazione le coordinate degli eventi. Quella che vi ho presentato io prima, però, era la trasformazione da quello che vede O conoscendo quello che vede O primo, o meglio quello che misura, non quello che vede. Qual è la trasformazione inversa? Cioè la trasformazione di coordinate opposte. Beh, è molto semplice, non c'è nemmeno tanto da pensarci, nel senso che i due osservatori, O e O primo, non hanno un privilegio, ognuno di loro può dichiararsi fermo. E dunque l'unica cosa che varia nel passare da un sistema all'altro è la velocità che ognuno attribuisce all'altro. Quindi se io sono l'osservatore O e vedo passare O primo, io gli do una velocità V verso destra. Ma O primo, che si ritiene fermo, dà a me una velocità meno V verso sinistra. Quindi le trasformazioni opposte, quelle che portano dalle coordinate di O a quelle di O primo, semplicemente sono le stesse trasformazioni identiche, l'unica cosa che basta cambiare è il verso di V. E dunque le trasformazioni di X primo in funzione di X, anziché avere il più, hanno il meno. Anziché avere il più beta fratto C, hanno il meno. Quindi praticamente uno può dire la struttura delle trasformazioni, studiatela pure così, è sempre questa. E poi a seconda della velocità che io attribuisco all'altro, questo può essere un più o può essere un meno. Cioè praticamente io vado a sostituire la velocità consegno e sono a posto. Allora, detto questo, io vi ho presentato qua, ci sono le tre dimostrazioni. Che le trasformazioni di Lorentz contengono la simultaneità, che contengono la dilatazione dei tempi e che contengono la contrazione delle lunghezze. Molti libri partono così, prima di tutto
8 introducono le trasformazioni di Lorentz e poi le usano per ricavare il resto. A me non piace solo per questo motivo. Io preferisco che uno, anche se con difficoltà, arrivi a macinarli quei concetti. E poi dopo che Lorentz lo contenga, mi fa piacere farlo vedere. Però, secondo me, il formalismo è meglio lasciarlo a degli ordini scolastici superiori. Noi cerchiamo di costruire dal basso, questa è la mia idea. Allora, ve ne faccio vedere uno e poi non vi stresso. Vi lascio questi testi che tra l'altro sono presi dal vostro libro e vi chiedo di guardarli per sabato magari cominciamo proprio con voi che mi descrivete alcune di questi passaggi. Vediamo ad esempio solo questo: le trasformazioni di Lorentz contengono la relatività della simultaneità. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo metterci in un sistema, può essere il sistema che il libro chiama S, noi l'abbiamo chiamato O, in cui due eventi, 1 e 2, simultanei, avvengano nello stesso istante, ma in punti diversi. Cioè, cosa vuol dire che due eventi sono simultanei? Vuol dire che l'evento 1 succede in un certo posto una certa cosa, quindi ha la sua coordinata x1 e ha il suo tempo, chiamiamolo t1. L'evento 2, indipendente, non deve essere legato a quello, avviene in un altro posto, ma se per quell'osservatore i due eventi sono simultanei, che cosa vuol dire? Per lui avvengono nello stesso istante, quindi non stiamo a identificarli come T1 e T2, ma li chiamiamo semplicemente T. Per lui avvengono nello stesso istante. Ok? A cosa servono le trasformazioni di Lorentz? Servono a fare il passaggio delle coordinate degli eventi 1 e 2, questi che accadono, per capire come li vede l'altro. Quindi l'altro osservatore dirà che l'evento 1 è avvenuto nella sua posizione x1 primo. E a priori potremmo dire in un istante T1 primo. L'evento 2 per lui avviene in un'altra coordinata e in un altro istante di tempo. Quello che noi vogliamo vedere è che se per un osservatore i due eventi sono simultanei, cioè per lui avvengono nello stesso istante, sarà vero anche per l'altro oppure no? Allora, siccome qui stiamo passando dal sistema S di cui abbiamo i dati al sistema in movimento S'. L'osservatore in S' vede me muovermi a velocità meno V. E quindi questo è il motivo per cui la trasformazione che viene usata è quella con il meno. Si poteva benissimo partire nell'altra situazione, due eventi simultanei per chi è in moto e si usava la trasformazione diretta. E allora andiamo a vedere. Vabbè, non l'avete ancora imparato a memoria, ma la trasformazione dei tempi dice che T' è uguale a gamma volte T e poi c'è quella parte che contiene la posizione, che io vi ho scritto beta fratto C, ma che qui traduce in V fratto C quadro. V fratto C quadro per X1. Questo, secondo l'osservatore S', è l'istante di tempo in cui avviene l'evento 1. Se fa la trasformazione per l'evento 2, ottiene questa cosa. Però che cosa c'è all'interno delle parentesi? Ci sono i valori misurati dall'osservatore S, che sono in posizioni diverse, ma nello stesso istante. Quindi se mi chiedo, questo osservatore in movimento vedrà i due eventi simultanei, è sufficiente che io faccia la differenza fra gli istanti che lui ha calcolato. Se viene 0 sono simultanei, se viene diverso da 0 non lo sono. E quindi lui si fa T2' meno T1', cioè questi due. Se fate la differenza vedete che il termine gamma T e gamma T si annulla perché T è uguale in entrambe le parentesi e rimane solo il termine gamma per questa cosa qui. Ok? Partendo dal secondo sarebbe X2 meno X1. Però siccome c'è un meno davanti, il libro raccoglie e fa x1 meno x2, non è un problema. Ma la cosa importante è questa, i due eventi sono simultanei. Siccome x1 è diverso da x2 per definizione, questa
intervallo di tempo sarà sempre diverso da 0. Risultato, due eventi che sono simultanei per uno non lo sono per gli altri. Avete capito la logica? Cioè la logica è, io mi metto in una situazione per uno degli osservatori, applico le trasformazioni di Lorentz per vedere cosa capita all'altro. Qui l'ipotesi era eventi simultanei, vedo che il risultato è che per l'altro non sono simultanei. Solo brevissimamente, come si farà a dimostrare la dilatazione dei tempi? Si prenderà un orologio a luce in un sistema che io scelgo, può essere ad esempio quello in movimento. L'evento iniziale parte a raggio, rimbalza, torna giù, l'evento finale arriva a raggio. Evento 1, evento 2. Se sono quello che misura il tempo proprio, che cosa capiterà? Che la posizione iniziale e la posizione finale saranno uguali. Detto questo, applicando le trasformazioni di Lorentz, si viene a dimostrare che per l'altro osservatore il tempo è dilatato. E così anche per la terza dimostrazione, quella della contrazione delle lunghezze. Mi metto nel sistema in cui ho la misurazione della lunghezza propria e arrivo a dimostrare che per l'altro la lunghezza è contratta.